14° congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia qui a Chianciano con Mariano Giustino, esperto, lo sentiamo anche su Radio Radicale, esperto di tutta la materia, diciamo, balcanica, Turchia, tutti gli assetti geopolitici e peraltro anche, non so se editore, autore della rivista Diritto e Libertà, se non sbaglio. Direttore della rivista Diritto e Libertà. Ah, ecco, direttore della rivista. Rivista di politica transnazionale di Iniziativa Radicale. Perfetto. Allora Mariano, io volevo sentire da te, anche per il nostro pubblico di Liberi TV, in modo sintetico, ma non siamo tecnici quindi anch'io non sono più di tanto competente, ho ascoltato un ottimo reportage da un campo profughi in Turchia e tu stesso mi hai detto che certe notizie che conosciamo qui sulla questione appunto lì dei profughi siriani, tutti gli assetti tra curdi siriani, curdi turchi e così via, insomma ci sono alcune imprecisioni, alcune cose che sappiamo in modo distorto, che vengono riportate in modo distorto. Ecco, tu sei stato lì sul posto, abbiamo anche sentito su Radio Radicale, per il pubblico di Liberi TV, qual è la situazione e soprattutto che cos'è che viene riportato in modo distorto e quindi ovviamente ci facciamo un'idea, chi non conosce te, si fa un'idea con i media che non è veritiera. Intanto diciamo subito che la Turchia, si parla spesso di questo, dell'impegno della Turchia per quanto riguarda la guerra civile in Siria, tutto quello che si è prodotto e soprattutto in termini di crisi umanitaria con i profughi a cui facevi riferimento. Molti di voi sapranno che quello che ha prodotto la guerra civile in Siria è una delle più grandi crisi umanitarie degli ultimi decenni che si è prodotto, perché sono praticamente circa 6 milioni le persone che sono state sfollate, che sono andate emigrate oppure sfollate a seguito della guerra civile in Siria. Quindi parliamo di cifre molto, di numeri molto grossi. 1,5 milioni circa di siriani sono scappati, sono rifugiati in Turchia, 600.000 e più sono rifugiati in Giordania, a un altro 1,6-1,7 milioni in Libano, eccetera. Quindi abbiamo, questa guerra civile ha prodotto una grossa ondata di profughi e la Turchia, Ankara, diciamo, è uno dei paesi che sta sopportando di più il peso di questa ondata di rifugiati e indubbiamente questo ha creato problemi e difficoltà come avrebbe creato in qualsiasi altro paese. Io che appunto, come dicevi tu, mi occupo in particolar modo di questioni sia interne che esterne alla Turchia, ho da vicino anche avuto l'opportunità di seguire e di visitare alcuni campi profughi del sud-est anatolico, che prevalentemente i campi profughi siriani sono stati attrezzati, organizzati nel sud-est anatolico. Sono stato nel campo di Nisip, Gaziantep, che è uno dei campi più attrezzati e più organizzati del sud-est anatolico, come ho documentato con questo reportage prodotto per Radio Radicale. Oltre 5.000 rifugiati siriani vivono in questo campo e il 70% di questi ci vive già da oltre 3 anni, cioè da quando si è avuto inizio la grande ondata di profughi. E devo dire, quello che ho riscontrato è questo, è che questi campi sono campi attrezzati con containers, molto organizzati, tenuti molto bene, molto puliti, siccome appunto non sono campi di prima accoglienza, ma sono campi che sono stati organizzati per avere la capacità di ospitare i rifugiati siriani per un tempo indeterminato oppure quantomeno abbastanza lungo, sono organizzati come se fossero una comunità di una città, un paese di 5.000 abitanti. Quindi che cosa hanno? Hanno tutto quello che è necessario, e cioè hanno le scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo fino ai licei, hanno i supermarket, hanno l'ospedale,
laboratori di artigianato, hanno la moschea, hanno il parco giochi per i bambini. Insomma, ho visto che una grossa attività non solo ricreativa ma anche di educazione, appunto, perché chiaramente una buona parte dei rifugiati siriani è costituita da bambini o ragazzi, quindi in età scolare, e quindi hanno bisogno di proseguire oppure di essere avviati alla scolarizzazione, e questo è molto importante, chiaramente. E devo dire che quello che abbiamo riscontrato è un'organizzazione, uno sforzo veramente imponente, perché pensiamo che si calcola, almeno secondo i dati che ci hanno fornito le autorità locali, di circa 200.000 profughi che sono organizzati nei campi di accoglienza. Precisiamo questo, cioè che l'organizzazione che si occupa dei rifugiati siriani è un'agenzia governativa che si occupa di disastri e di incidenti, diciamo, una grande agenzia governativa, una sorta di protezione civile della Turchia, turca, ed è l'AFAD, che è appunto questa agenzia governativa, che assieme alla Croce Rossa domestica, la Croce Rossa turca, organizzano queste strutture. I profughi hanno a disposizione due tessere, perché lì non c'è la distribuzione del cibo, eccetera, perché il criterio che si è voluto adottare è quello di far sentire quanto più possibile i rifugiati siriani come se la loro vita continuasse con una routine più o meno, diciamo, normale, per quanto possa essere possibile considerarla normale vivere in un campo di rifugiati, insomma. E quindi hanno due tessere, una data direttamente dall'AFAD e l'altra data dalla Croce Rossa, delle tessere, diciamo così, quella dell'AFAD credo che sia di intorno ai $65 di spesa, con budget di spesa $65, quella della Croce Rossa credo che sia intorno ai €25 di spesa. I rifugiati possono utilizzare queste tessere per fare la spesa nei supermercati all'interno del campo, oppure anche all'esterno con i negozi convenzionati. Mi sono ritrovato molto interessante. Ci tenevo a sottolineare questo aspetto, perché è l'impegno di Ankara per quanto riguarda la tragedia siriana, perché poi la tragedia siriana, la parte più dolorosa della tragedia siriana è rappresentata proprio dalla popolazione siriana, eccetera. E sotto questo aspetto dobbiamo dire che dobbiamo riconoscere ad Ankara questo grande sforzo che sta facendo, che chiaramente non è nemmeno sufficiente, perché ovviamente 1,5 milioni di profughi è una cifra esorbitante, per cui tante persone non vivono nei campi profughi. Abbiamo detto già prima che la Turchia ne riesce ad accogliere 200.000, forse si riesce a costruire qualche altro campo profughi, però i campi ormai sono in saturazione, quelli che sono, quelli ci sono, eccetera. Ci sono anche campi di prima accoglienza che sono delle tendopoli, e lì evidentemente ci sono delle difficoltà oggettive, anche perché poi si avvicina un altro inverno alle porte, eccetera. E questo lo dico per sottolineare un aspetto, e cioè l'importanza che si ha nel riportare al centro dell'attenzione della comunità internazionale questo aspetto, che non può essere un aspetto soltanto di paesi come la Turchia, sì, è un paese vicino, e quindi a lei viene accollata tutto il onere, tutto il peso dell'accoglienza di questi profughi, ma è un qualcosa di cui, se non si occuperà da subito la comunità internazionale con le sue organizzazioni, con le sue istituzioni, e quindi anche soprattutto l'Unione Europea in questo caso, evidentemente questa tragedia avrà danni sempre maggiori, si produrrà danni sempre maggiori, soprattutto per quanto riguarda una fascia di popolazione che è quella dei bambini, dei giovani, che molti dei quali chiaramente hanno dovuto non possono iniziare il loro corso di studi, o hanno dovuto interrompere il loro corso di studi, e questo si capisce bene che diventa un qualcosa di spaventoso. L'ultima cosa su questo che volevo dire è che i finanziamenti
che la Turchia aspetta, diciamo, si aspetta da questa, dalla comunità internazionale, dalle varie, dai vari organismi internazionali, di questi finanziamenti per supportare diciamo, questa avanzata di questi, dell'invasione dei profughi siriani, è ancora, diciamo così, al 25% delle del suo budget, quindi c'è anche una difficoltà economica, un peso economico che sta affrontando questo paese. Sì, tra l'altro è un paese che insomma ha anche i suoi problemi economici, per quanto, e volevo chiederti un pochino cosa in qualche modo tu pensassi di questo, e non so neanche se è una schiuma mediatica più o meno, c'è stato un certo, tra virgolette, clamore, diciamo, attenzione sul nuovo palazzo che Erdogan si è costruito, una specie di Casa Bianca di Erdogan lì, credo ad Ankara? Sì. Cioè, beh, diciamo che purtroppo questi sono gli aspetti di una, possiamo dire, di un personaggio che è appunto l'attuale capo di Stato, Presidente della Repubblica di Turchia, che è Recep Tayyip Erdogan, che ha praticamente costruito una sua immagine e sta continuando a costruire una sua immagine su una, diciamo su delle caratteristiche che sono quelle più di persone autorevoli, autoritarie e forti, che di un leader, un vero e proprio leader democratico di un paese. Questo lo stiamo, diciamo, sottolineando e dicendo da diverso tempo. È una delle caratteristiche, degli aspetti che si stanno manifestando, è rappresentato da questo palazzo faraonico che si è fatto in pratica costruire come sede presidenziale, sul modello, diciamo così, che può essere il palazzo di Ceausescu, oppure quello della Casa Bianca, oppure quello in Corea, eccetera, il presidente della Corea. Però insomma, infatti questa, perché normalmente la Presidenza della Repubblica ha sede a Çankaya, ad Ankara, nel palazzo presidenziale di Çankaya, che ha una sua storia, perché è il palazzo dove ha avuto la sede il primo presidente e fondatore della Repubblica di Turchia, che è Mustafa Kemal Atatürk. Diciamo che le ragioni di questa, di questo cambio di edificio, diciamo così, sono al di là dell'aspetto di grandezza, di mania di grandezza del personaggio, indubbiamente fa anche riflettere su un dato politico. Cioè, man mano evidentemente il leader dell'AKP, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che è al governo del paese dal 2002, sta, diciamo, via via cercando anche di eliminare quelle tracce, quella storia che sono rappresentate dalle radici laiche e della Turchia, che è quella di Mustafa Kemal Atatürk. Questo è indubbiamente un errore, però io mi soffermerei più sugli altri aspetti importanti, e cioè che di cui evidentemente necessita la Turchia, e cioè la Turchia ha urgente bisogno di riattivare il processo di democratizzazione del paese, e per democratizzazione intendo di tutti delle istituzioni turche e soprattutto costituzionali, quindi una riforma costituzionale del paese che riveda i propri codici e la propria costituzione per uniformarla poi a quelle che sono i parametri dell'Unione Europea, perché ricordiamo che la Turchia è un paese candidato a far parte dell'Unione Europea, c'è un negoziato in corso.
purtroppo congelato, bloccato, però abbiamo visto e l'abbiamo potuto verificare anche stando lì, contattando sia personaggi del mondo della cultura, sia personaggi del mondo della politica, quindi accademici, che il processo di adesione della Turchia all'Unione Europea è stato un grosso e forte stimolo per Ankara per riformare il proprio ordinamento giuridico e costituzionale. Quando si è creato il blocco del negoziato d'adesione, quando l'Europa ha incominciato a far emergere attraverso i paesi leader come Francia, in particolare come Francia e Germania, la propria diffidenza e la propria resistenza a far entrare Ankara nell'Unione Europea, parallelamente c'è stato anche un rallentamento del processo riformatore in Turchia, se non addirittura un'involuzione. Perfetto, io ringrazio Mariano, dato un quadro di questo grande paese abbastanza esaustivo, e speriamo, appunto, mi sembra in linea col mondo radicale, che questo processo di integrazione e il processo di riforma della Turchia democratica, e soprattutto quello di integrazione nella comunità europea, di accettazione, senza che ci siano diffidenze ulteriori. Permettimi solo una cosa, di aggiungere solo questo, perché noi ci battiamo chiaramente come radicali, e io anche non solo come radicale ma anche come rivista Diritto e Libertà, ci battiamo affinché questo processo di adesione prenda vigore e si aprano tutti i capitoli negoziati, perché siamo convinti della necessità e dell'urgenza di avere per l'Europa, oltre che per la Turchia, ma anche per il Mediterraneo e per l'Italia, di avere Ankara da subito nell'Unione Europea. Per questo abbiamo costituito anche un'associazione che si chiama Turchia in Europa da subito. Ah, perfetto, abbiamo una nuova associazione, Turchia in Europa da subito. Ok, dove possiamo informarci su questa associazione in chiusura? Tra poco sarà attivo un sito web che si chiama www.turchiaineuropadasubito.it o talkingineurope.eu, ma comunque nei prossimi giorni avremo alcuni incontri in cui annunceremo anche poi alcune iniziative importanti che andremo a costruire per cercare di cambiare il passo di questo processo e di avere un coinvolgimento maggiore anche da parte non solo di parlamentari italiani ma di parlamentari europei su questo. Grazie a Mariano Giustino.